polverizzatore trainato o semovente. Si tratta di una scelta che richiede un'attenta valutazione. Oltre al calcolo della quota di ammortamento in funzione degli ettari da trattare, vediamo i 7 aspetti operativi che condizionano la scelta. Primo aspetto, gli spazi di manovra. In Italia, nella maggior parte dei campi, per motivi di drenaggio delle acque, si creano le capezzagne. Il polverizzatore è l'attrezzo che per numero di passaggi può fare i maggiori danni alle colture calpestandole e creando solchi con conseguenti ristagni di acqua. Quindi, se si sceglie un polverizzatore trainato, è bene valutare i timoni o gli assali sterzanti, sapendo che con una carreggiata stretta tra i 150 e i 160 cm occorre fare i conti anche con la stabilità in fase di svolta a fine campo, dove spesso a peggiorare la situazione è la chiusura di un lato della barra. Cosa diversa è il semovente, con le quattro ruote sterzanti, che segnano un'unica traccia. E con una equa ripartizione dei pesi sugli assali ed un basso baricentro come rider, consente sterzate strettissime, in totale sicurezza. Secondo aspetto, la tempestività di intervento, fondamentale per l'efficacia del trattamento. Se dedichiamo un trattore al polverizzatore trainato, si entra in cabina e si parte, come con il semovente. La velocità di lavoro nei diserbi può essere alta a condizione che la barra rimanga stabile e questo è possibile grazie ad una corretta distribuzione del peso. Dal buon galleggiamento, grazie a ruote alte o larghe, ad un equilibratore della barra efficiente, come quello di tipo a pendolo, ad una struttura della barra leggera, robusta e stabile, ed in ultimo a sistemi di ammortizzazione della barra e del telaio. Terzo aspetto, la varietà delle colture, per le quali è richiesto un adeguamento della carreggiata da 150 cm nel pomodoro o nelle due file mais, a 180 per i piselli, patate e bietola, a 200 cm con quattro file a 50, 210 o 225 cm per le tre file mais. Inoltre, va da sé che più la carreggiata è larga, maggiore è la stabilità del polverizzatore e quindi maggiore precisione e sicurezza in lavoro. I polverizzatori trainati Caffini hanno di serie la regolazione meccanica della carreggiata, che nei modelli Starter e Prestige può essere idraulica. Anche nei semoventi la regolazione idraulica di due misure è molto diffusa, ma solo Rider ha ben 10 misure regolabili dal posto di guida. Vince il confronto l'impareggiabile Rider. Se devi trattare diverse colture e non vuoi perdere tempo passando dall'officina. Quarto aspetto. L'altezza delle colture da trattare. Nelle colture più alte, come girasole, colza, mais, pomodoro, l'altezza del trattore è il vero limite. Il semovente in questo caso vince facile. Rider ha il telaio con un'altezza da terra di 1,25 m e ben 1,70 m nella nuova versione Easy Rider. Quinto aspetto, la quantità di ore lavorative giornaliere. Questo aspetto incide sul livello di comfort. Oggi tutti i trattori ne hanno un buon livello, mentre alcune cabine di semoventi sono più spartane. Nel caso di Rider e Striker è stata dedicata molta attenzione a questo aspetto. Il sedile è pneumatico e la cabina ammortizzata e spaziosa. Il parabrezza è inclinato per riflettere i raggi solari, il climatizzatore è efficiente per consentire il lavoro per molte ore. Ma il comfort non è dato solo dalla cabina, per garantirlo entrano in gioco altri elementi come il sistema di trazione per una efficiente motricità e le sospensioni per assorbire colpi e aiutare la trazione. Il sistema di trasmissione scelto da Rider e Striker è Bosch Rexroth, che stupisce per efficienza anche grazie alla equa ripartizione dei pesi tra gli assali. Inoltre le sospensioni pneumatiche indipendenti mantengono sempre le ruote in appoggio, a differenza dei classici assali. Sesto aspetto, la visibilità, che è d'obbligo, prima di tutto per lavorare in sicurezza, poi per non creare danni alla barra e alla coltura. Qui non c'è gara, dall'alto della cabina panoramica di Rider e Striker la barra è completamente visibile, come l'ingresso nell'interfila di semina. Di grande aiuto la telecamera posteriore per le manovre in retromarcia. Settimo aspetto, il compattamento in relazione al tipo di terreno, alla varietà della coltura e all'epoca di intervento. È un aspetto da non sottovalutare.
È bene evitare solchi dove il ristagno di acqua danneggia l'apparato radicale delle colture, oltre a mettere a dura prova la stabilità della barra in lavoro con conseguenti sotto e sovraesposizioni della distribuzione della miscela fitoiatrica, per non citare le perdite in fase di raccolta. Contattaci per valutare insieme l'irroratore più adatto alle tue esigenze.